non nasce nel 53, come da noi è nata, cioè, in quegli anni, 54. Nel 54-55, mentre in Germania, cioè, già nel 35-36, come negli Stati Uniti nel 32, ecco. Diciamo che la televisione in Italia ci fa nascere, si è soliti farla nascere nel 53 effettivamente, però nel 53 sono iniziate le trasmissioni della RAI, AR all'epoca, però la televisione c'era già, proprio alla fine poco prima degli anni 40, all'incirca intorno alla fine degli anni 30, la televisione era già nata, infatti per esempio il Papa ce l'aveva, il Mussolini la guardava, perciò diciamo, ecco, per la televisione forse di massa, diciamo, è iniziata, perché c'erano invece alcuni posti dove veniva, le trasmissioni già esistevano effettivamente. Ma in Germania c'era già nel 35-36, come ho detto prima, negli Stati Uniti nel 32, quindi in Italia è arrivata un po' dopo comunque. Comunque arriviamo a questo punto al blog, perché abbiamo parlato un po'. Come è nato tutto. No, tra l'altro penso che questo libro nel periodo del fascismo forse sarebbe stato censurato, probabilmente. Penso proprio di sì. Come anche attualmente, se l'avessi scritto nei paesi islamici, oppure addirittura anche nella stessa Cina, probabilmente nella Cina sarebbe stato censurato, addirittura forse sarebbe stata pena di morte per qualcosa del genere, perché c'è forse c'è il titolo. La censura in Cina c'è la pena di morte per alcuni, o c'è anche l'ergastolo per reati, per esempio legate alla pornografia, per esempio. Anche in Italia c'era un tempo per queste cose. Sì, però pensate a tutto il periodo che rinascimentale, tutto il 600. Certo, stiamo parlando di... No, beh, era la Chiesa stessa che poi alla fine lei non portava a morte, però affidava allo Stato, lo Stato poi. Invece in Cina purtroppo ci sono quasi 80 reati puniti con la pena capitale. Ma si parla di reati, addirittura ultimamente è stato giustiziato un tizio perché ha rubato una cosa del valore di circa $7. È stato giustiziato. Sì, però poi in Cina il codice penale praticamente è completamente un segreto di Stato, non è conosciuto. Non è che ci sono delle regole fisse, ci sono dei tribunali locali, tra l'altro, di zona che giudicano, non c'è la possibilità di appello. A volte si è giudicati anche senza la difesa di un avvocato, e la cosa incredibile è che poi la corruzione viene, per esempio, punita con la pena di morte, però effettivamente ciò che spinge poi il governo stesso a far giustiziare più condannati possibili effettivamente è il fatto del traffico clandestino di organi, che vengono spesso espiantati senza il consenso del condannato. Questo è il sistema cinese, infatti mi fa ridere il signor Prodi oggi, ce l'ho con i politici in qualche modo, signor Prodi che si presenta in Cina per l'apertura, cioè per gli scambi commerciali, tutto quanto, per definire questi contatti, senza poi pensare proprio che in quel paese vengono assolutamente calpestati i diritti umani, come non succede forse neanche nei paesi islamici poi alla fine addirittura. Ci sono addirittura quattro paesi islamici, che sono il Pakistan, la Nigeria, l'Arabia e l'Iran, dove c'è la pena capitale per il reato di omosessualità, che poi è punito in tutti gli altri paesi islamici, perché la Sharia purtroppo è una legge molto tra l'altro religiosa, però molto severa. Però forse non si arriva neanche nei paesi islamici a ciò che succede in Cina in campo di diritti umani. Però purtroppo spesso addirittura i bambini vengono abbandonati per strada. Noi in Cina addirittura ci sono delle città dove ci sono dei bambini per le strade abbandonati appena nati, e la gente ci cammina e ci sono questi bambini lungo i marciapiedi. Sono delle cose foto allucinanti, di un fagottino abbandonato lì 24 ore. Però di questo non si parla, si parla soltanto del mercato cinese, adesso che i cinesi esporteranno tutta la loro mercanzia, la loro produzione mercantile. Bene, a questo punto ritorniamo ancora, perché prima di far intervenire poi gli altri ospiti, voglio arrivare al dunque, chiaramente, del libro. Allora, parliamo del blog invece. A un certo punto tu hai deciso di aprire questo blog. Cos'è che ti ha spinto ad aprirlo? Ma guarda, perché non è un blog qualsiasi, dice vabbè, voglio aprire un mio blog così ci metto i miei pensieri. No, effettivamente era proprio un blog tematico, già con una...
un tipo di conduzione premeditata, chiaramente. Sì, guarda, in realtà i contenuti, diciamo, porno romantici veri e propri sono venuti un po' dopo. Io ho aperto un blog perché, siccome scrivo da sempre, sono abbastanza grafomane come molte altre persone, ho torturato parenti e amici per una vita. Leggi questo mio racconto, dimmi cosa ne pensi. Insomma, una cosa molto frustrante, che tra l'altro non dava neanche esiti positivi, perché che giudizio ti può dare un amico, un parente? Adesso cosa ti dicono questi parenti e amici in questo momento? Beh, sono molto felici per me, insomma, se la ridono sotto i baffi per l'argomento, che non si aspettavano. E quindi niente, quando ho scoperto l'esistenza di un blog, quindi di un posto su internet dove tu potevi pubblicare i tuoi scritti e dei lettori assolutamente casuali e sconosciuti sarebbero venuti a leggerli, e oltretutto avevano anche la possibilità di commentare, perché questo distingue un po' il blog dalla pagina web qualsiasi, perché c'è la possibilità di commentare ogni blocco di testo, foto e quant'altro tu pubblichi. Quindi mi piaceva questa idea, mi piaceva l'idea di sperimentarmi, di scrivere, stimolata dal fatto che appunto dovevo in qualche modo riuscire a conquistare il lettore, spingerlo a leggere un mio scritto fino alla fine e magari quindi anche a commentare e a rimandarmi un'importante impressione. Ho aperto questo blog e l'ho intitolato Porno Romantica, in realtà senza pensare a dei contenuti particolari, perché semplicemente era una parola che mi ero appena inventata per dire al mio innamorato di allora come mi faceva sentire, quindi in quel momento mi rappresentava, perché come dicevo tu parlavi prima, hai parlato di contenuti porno romantici, ma cosa intendi esattamente per i contenuti porno romantici? È nata in realtà prima la parola, quindi le teorie sono venute tutte dopo. Quello che mi rappresentava nel momento in cui me la sono inventata era un po' il superamento di questo integralismo romantico tipicamente femminile, un recupero sicuramente del bello del romanticismo, ma l'avvicinarsi anche di una parte porno, nel senso di una parte, sì, da una parte sicuramente erotica, però di una sorta di nuova dignità del sentirmi erotica, di leggerezza nel provare e manifestare l'attrazione che sentivo. Quindi io credo che l'unione di queste due cose, quindi da una parte l'aspetto porno, è quindi una parola volutamente forte, e dall'altra l'aspetto romantico, che è una parola che da sola magari viene subito connotata in qualche modo come melenza, io credo che invece si diano forza a vicenda e che creino un mix fantastico. Quindi insomma, così è nato il blog. All'inizio parlavo del più e del meno come tutti gli altri blogger, poi un giorno ho deciso di raccontare la mia prima volta in ambito di masturbazione, quindi scherzandoci assolutamente sopra, raccontando tutti gli esperimenti fallimentari prima di riuscirci, e poi come è cambiata la mia vita invece, chiaramente in meglio, dopo aver realizzato questo intento. A quel punto, insomma, mi ricordo che cliccai su pubblica post ed avevo avuto un attimo di brivido, perché ho detto adesso mi tiro dietro tutti i maniaci eccetera. Invece questo è stato il primo post? Il primo post proprio porno romantico, che ha dato il via a tutto il resto, però appunto la reazione dei lettori fu talmente carina, allegra. E prima già ne hai già pubblicati altri? Sì, però che parlavano del film visto la sera prima, l'incontro con gli amici, più colloquiale e diaristico. Da questo momento c'è stata una svolta, diciamo. Esatto, è andato talmente bene, la reazione dei lettori è stata talmente bella, uomini e donne che mi raccontavano la loro prima volta scherzandoci su, quindi continuando questi toni leggeri, e quindi ho detto perfetto, il titolo già c'è, Porno Romantica, continuiamo su questa linea. Quindi da quel momento in poi... Adesso ci fermiamo un attimo, perché tra l'altro abbiamo parlato di concetto dell'allora romantico, porno romantico, per vincere quell'integralismo legato alla parola romantico. E hai parlato di due parole che in qualche modo messe insieme si trainano poi a vicenda. Mm-hmm. Ecco, basandoci su questi punti, io volevo sentire poi in merito sia Loredana che Irene. Però prima di sentire Loredana e Irene, io ascolterei la pubblicità, che naturalmente quella c'è purtroppo, però serve la nostra linfa vitale. E poi a ruota, però prima, dopo la pubblicità, ci ascoltiamo un altro brano, sempre dal vivo, di Pino Daniele, scelto sempre da Carolina poi, che è Femmina, neanche a farlo apposta. Ci ascoltiamo Femmine. Poi dopo ascolteremo Loredana Bontempi e Irene Bozzi su questo concetto, appunto, espresso appunto da poc'anzi da Carolina. Ed eccoci nuovamente in studio. Continuiamo a parlare di porno romantica. Tra l'altro, ricordiamo questo libro molto bello, interessante, almeno a giudicare anche dal pubblico, insomma, da quello che è la risposta del pubblico, appunto scritto da Carolina Cutolo. Il titolo, ricordiamo, è Porno Romantica, diciamo edito da Fazzi Editore. E a questo punto, sul concetto che poc'anzi aveva espresso Carolina, poi se vogliamo un attimo ripeterlo, sintetizzarlo per i nostri radioascoltatori, e poi perché tornano poi a rispondere Loredana Bontempi e Irene Bozzi.